Ovviamente questo vuol dire che molti nuclei familiari potranno pagare molte meno tasse. Ma non siamo il partito che vuole fare una patrimoniale, perché quello che non dice la destra è che prende le risorse dicendo alle regioni: fate voi un contributo regionale alla sanità. Questo significa ancora una volta uccidere la sanità pubblica. Oggi la no tax area è 8.000 euro, noi proponiamo di alzarla a 10.000 considerando due fattori. Il primo è che fino a 55.000 euro di reddito annuo si avranno gli effetti positivi di questo aumento di no tax area, e secondo che nella nostra riforma fiscale mettiamo un coefficiente familiare. Questo significherà che in relazione al numero di componenti del nucleo familiare questa no tax area si potrà ampliare fino a 26.000 euro. Ovviamente questo vuol dire che molti nuclei familiari potranno pagare molte meno tasse. L'intera riforma fiscale dell'IRPEF, che prevede una riduzione a tre aliquote più appunto l'aumento della no tax area a 10.000 euro, costa 3,5 miliardi. La verità è che il bilancio dello Stato ha quelle cosiddette tax expenditure, che sono un insieme di deduzioni e detrazioni fiscali che oggi sono molti soldi e che spesso sono collocate nella maniera sbagliata, e da questi soldi si riesce, attraverso anche un po' di spending review, a coprire questa notevole modifica delle normative fiscali. Cambia che domani, rispetto a oggi, tutti i cittadini pagherebbero meno tasse. C'è un grande respiro al ceto medio, perché dopo la fascia della no tax area a 10.000 euro si passa da 10.000 a 28.000 euro con una pressione fiscale del 23%, e dai 28 ai 100.000 euro con una pressione fiscale del 37% come scaglione. L'ultimo scaglione invece è sopra i 100.000, dove invece che pagare 43 pagheranno 42. Questo significa un gran respiro al ceto medio, che risparmierà fino a 1.000 euro l'anno di tasse, e vuol dire ridare respiro a chi ha pagato di più la crisi e l'aumento della pressione fiscale degli scorsi governi. Ma non siamo il partito che vuole fare una patrimoniale, e siamo convinti che ad una grande riduzione delle tasse per i redditi fino a 100.000 euro possa corrispondere una diminuzione di un punto, che è poco poco rispetto ai redditi più alti, per i quali comunque consideriamo di spostare alcune detrazioni fiscali. La flat tax ha un problema grosso di risorse che io, in quanto tecnico, non posso sottovalutare, perché quello che non dice la destra è che prende le risorse dicendo alle regioni: fate voi un contributo regionale alla sanità. Questo significa ancora una volta uccidere la sanità pubblica. Non parla del fatto che tra le sue coperture c'è l'abolizione delle pensioni di reversibilità, quando lo stesso partito millanta gli appoggi ai pensionati, e poi c'è un concetto di progressività, che è un concetto costituzionalmente sancito in Italia, che è comunque grave. Allora, quello che abbiamo imparato in questi anni è che le risorse all'interno del bilancio dello Stato sono tantissime. Pensi che, certificato dal Ministero dell'Ambiente, ci sono 16,6 miliardi che sono utilizzati per sussidi dannosi all'ambiente. La domanda è: perché la politica non se n'è mai fatto carico e perché questi soldi sono spesi verso un danno ambientale? La verità è perché forse non potevano farlo, non hanno voluto farlo. Il Movimento 5 Stelle si basa su un recupero di risorse, un'allocazione di risorse e un pezzettino di deficit che comunque per noi rimarrebbe, per ora, dai nostri calcoli, sotto il 3%. Si può fare un incisivo lavoro sul debito pubblico, anche riducendolo, se si lavora su investimenti ad alto moltiplicatore. Questo è quello che noi vogliamo fare, investendo in settori come le bonifiche, la ristrutturazione degli edifici, il dissesto idrogeologico, che sono settori ad altissimo moltiplicatore occupazionale soprattutto. Si recuperano un sacco di risorse, si fa un po' di deficit oppure recupero di risorse utilizzate male, ma dall'altra si può diminuire lo stock di debito.